credo che buonasera, credo che mi corra l'obbligo di precisare cosa dobbiamo fare e di cosa è accaduto in relazione a, da un lato, notizie di stampa che sono apparse da sabato a domenica, incluso oggi, che si riferiscono in modo generico a una lettera che è stata mandata ai consiglieri, questo strumento di stampa, ma non tutti, perché poi questo è, no, sono i fatti, lettera che ufficialmente ci è arrivata il 1 dicembre, allegata ad una interrogazione che poi nell'interrogazione del sottolineo era stato chiesto di non essere accusa come oggetto. Sta di fatto che questa lettera dal punto di vista degli atti ci è arrivata attraverso questo canale. Ecco, il tono sia delle notizie sul giornale che della lettera è tale da disegnare uno scenario per cui, per quanto riguarda l'assegnazione della gara del PRGC, cioè del Piero del Consiglio Generale, ci sia un disegno complessivo articolatissimo che truccherebbe la gara stessa e quindi ne determinerebbe a priori il risultato. Bene, noi come io come amministrazione intendiamo immediatamente agire e completando l'invio di questa lettera alla Procura concluderemo una relazione interna dei nostri uffici, evidente questo, ma lasceremo, perché questo è compito credo di questa istituzione, di fare una indagine approfondita in merito alla lettera stessa. La lettera è anonima e personalmente questo tipo di, se una lettera non è firmata, capite che io sarei tendenzialmente propenso a nemmeno considerarla. Comunque, visto che denuncia fatti, disegna scenari apocalittici, questa è la nostra posizione. Nel frattempo, proprio perché riteniamo che quanto è stato fatto e quanto si stia facendo nella costruzione del piano regolatore e nella gestione di questa gara abbia caratteristiche di trasparenza e di visibilità, credo evidenti, abbiamo coinvolto questa città, non solo, la gara stessa si basa poi su un concetto di confronti a coppie proprio per eliminare qualsiasi, diciamo, possibilità di attivarla, cioè è uno dei metodi che viene riconosciuto il più appropriato in caso di questo tipo, le attività relative alla gara stessa andranno avanti perché come amministrazione non giudichiamo che ci sia nessun fatto che pregiudichi il nostro operato. Questo è la sintesi ed è quello che come amministrazione intendiamo fare. Io lascio al Presidente, diciamo, il fatto che l'interrogazione è stata presentata, non è di fatto nemmeno stata registrata nel nostro ordine del giorno, so il suo carattere di urgenza, quello che volete, però dal punto di vista formale deve avere un iter interno preciso secondo le nostre domande. Dal punto di vista a noi risulta genericamente che questa lettera è stata inviata ai consiglieri, non sappiamo esattamente chi e come, ma questo è un'altra storia. Quindi il contesto è, viene disegnato e chiudo, si disegna questo, viene indicato questo architettura di tipo criminale, diciamo, dal punto di vista pratico, sicuramente delittuosa, scusa, io sono poco abituato a questi termini, delittuosa, noi siamo assolutamente convinti di quello
quello che stiamo facendo, la procura si occuperà di indagare, di dare risposte come deve essere, chiaramente noi dal punto di vista dell'amministrazione completeremo la nostra indagine interna a supporto dell'esposto che faremo di quello che